L'abbiamo citata prima, la Chiesa Evangelica Ispano-Americana di Genova, e abbiamo con noi il fondatore, ovvero il pastore Teodoro Fanloy Cortés, e la pastora Giovanna Vernarecci. Buongiorno, benvenuti ad entrambi. Allora, come nasce questa Chiesa Ispano-Americana? Allora, negli anni 90, mentre io ero pastore della Chiesa Valdese di Genova Centro, è arrivato il boom dell'immigrazione e, come sempre, la nostra Chiesa è stata sempre molto aperta, molto accogliente. Ho lavorato con, ho aiutato la gente che veniva da lontano, e a un certo momento un gruppo di sudamericani del Perù, che avevo aiutato per avere un alloggio, la casa, il lavoro, mi chiedono di leggere la Bibbia insieme. Io rimango sorpreso pensando che erano cattolici, invece no, avevano una Bibbia evangelica nel zaino e avevano una certa dimestichezza. Lì incominciamo uno studio biblico a loro petizione, e poco a poco si allarga questo studio e lì viene la Chiesa Ispanoamericana, che in un primo momento abbiamo camminato insieme con la Chiesa Valdese, della quale io ero pastore, però a un certo momento il numero e la mentalità e la liturgia e la spiritualità, tutti abbiamo creduto opportuno di fare un culto al mattino in italiano e uno al pomeriggio in spagnolo. Quindi adesso è una realtà a sé stante, sì, che esatto, collabora, esatto, cioè lavorate insieme, però è una realtà a sé stante. Collaboriamo, eccetera. E questa Chiesa Ispanoamericana naturalmente si riunisce il pomeriggio e naturalmente è una chiesa dentro l'ordinamento valdese. E pertanto non ci consideriamo. È una realtà unica, cioè c'è solo a Genova, credo, unica, vero? Sì. Una realtà unica. Un esempio unico. Dello quale dirò qualcosa importante. La domanda che vuole. Questa chiesa sta andando avanti, abbiamo anche una piccola chiesa di 50 membri a Ovada, perché c'è una. Diciamo così, uno dei doni della chiesa è il dono dell'evangelizzazione. La gente porta dentro di sé questa preoccupazione di evangelizzare, di portare gente a Cristo, no? E questo fa sì che ci manteniamo, malgrado crisi, eccetera, ci manteniamo come numero, crescendo e speriamo di andare avanti. Ecco, prima abbiamo visto già una pastora, c'era con noi la pastora Ulrike Giurdan, adesso c'è la pastora Giovanna Vernarecci, ci sono le donne anche, certo, pastore, certo, nelle nostre chiese. Certo. A proposito delle donne, nella immigrazione le donne sono sempre è una parte maggioritaria, e nella nostra chiesa per caratteristica è sempre c'è stata una preoccupazione molto grande di che la chiesa va avanti non quando funziona il pastore o la pastora, sino quando tutti scoprono di avere delle idonee che il Signore ha dato e aspirano tutti a collaborare e ad avere un ministero. Quindi il sacerdozio è aperto a tutti, a tutti e tutte. Sì, Giovanna, come sei diventata pastora? Curiosità. Secondo il normale. No, ma come tua normale vocazione, quando è che hai scoperto che volevi fare la pastora? Ma devo ancora capirlo, ma non sono nata protestante, sono nata cattolica, poi mi sono avvicinata alla Chiesa Valdese, mi è sempre piaciuto studiare, ho cominciato a studiare come allora si facevano i corsi di predicatore locale. E mi sono trovata così in questa situazione in cui predicavo, e poi a un certo punto mi sono resa conto che non era solo quello che volevo fare, volevo crescere insieme con qualcuno, volevo continuare a condividere il mio rapporto con Dio, con qualcun altro, con una comunità. E così mi sono iscritta alla facoltà e ho seguito il percorso relativamente, perché avevo già 40 anni, 3 figli, e quindi non è che potevo, l'ho fatta, allora c'era quel avvio straordinario al pastorato, quindi ho fatto tutti gli esami, 2 anni e mezzo di candidatura, però non sono stata in facoltà. Ecco, siete membri appunto della Chiesa Ispanoamericana, che rapporto c'è con la cittadinanza legata anche ai flussi migratori? Che rapporto ha la vostra Chiesa? Mi sembra molto, molto vicino, molto stretto. Assolutamente molto stretto, forse meno di quanto a me piacerebbe, perché io sono profondamente convinta della necessità di un impegno concreto della Chiesa nella vita sociale. E quindi siamo sempre
ovviamente il tempo è quello che è, noi abbiamo molte attività e bisogna riuscire, secondo me è proprio obbligatorio, riuscire a organizzare le cose in maniera che anche le persone, le donne, gli uomini, i ragazzi e le ragazze della Chiesa ispanoamericana che sono emigranti possano avere un loro rilievo nella società, non in quanto emigranti che devono gestire, ma in quanto persone che vivono qua e che possono fare. E per cui è sempre quella è la finalità alla quale personalmente cerco di far tendere la maggior parte di attività che organizzo. Non so, ad esempio parlava Teodoro adesso della Chiesa di Ovada, abbiamo fatto il primo weekend di settembre, abbiamo fatto una caccia al tesoro organizzata dalla Chiesa per tutti i bambini che cominciavano la scuola. Sono venuti, noi bambini ne abbiamo una ventina, ma eravamo in 40 alla caccia al tesoro, c'erano tre bambini musulmani e siamo rimasti perché abbiamo dato in premio una Bibbia che però verrà restituita la prossima, perché di nuovo dovrà essere il premio. E questo ho cercato proprio di farlo come impegno per imparare a vivere bene insieme senza urtarsi, e però in armonia e facendo qualcosa. Ma che bella questa storia, grazie che ce l'hai raccontata. Grazie a voi. Grazie per essere stati qua, buon lavoro. Chiedo ancora due minuti. Sì, per certo. Completare sì. Questo desiderio universale, volevo dire che io sono un valdese venuto da lontano, no? E pertanto mi sono considerato sempre un vero valdese, però con una impronta, io leggo la storia, diciamo così, con una impronta un poco tradizionale. Io considero i valdesi non che sono spariti, come dice il nostro famoso Giorgio Artur, quando entrano la riforma. La denominazione valdese rimane una impronta, e ritengo che i valdesi, quando arrivano alla riforma, portano dei valori, dei temi radicalmente protestanti. Quando sono stato in Nuovo Messico pastore, mi hanno presentato come pastore valdese i primi protestanti. E questo io voglio ratificare. È è riconosciuta come e per esempio la caratteristica. La predicazione delle donne è un primo sintomo, certo, del sacerdozio universale. Certo, no? È arrivata un po' dopo, diciamo, però, rispetto all'adesione alla riforma, però è arrivata. I valdesi medievali vengono con la Bibbia in mano, la Bibbia dei Valdi, certo. E poi la Bibbia olivetano, e portano ai protestanti anche una lotta contro la Chiesa costantiniana, che dopo la riforma non l'ha proseguito. Portano anche un senso di libertà, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. E nel segno della libertà che riprenderemo dopo, grazie per essere stati qua, buon lavoro alla Chiesa ispanoamericana di Genova che continuerà a festeggiare oggi e domani. Grazie, molto gentile.